Per essere sempre informato sulle nostre trasmissioni radiofoniche, iscriviti al gruppo Facebook di Radio Ballerina One. Va ora in onda Ballo Quotidiano, tutto il ballo in pochi minuti, rubrica radiofonica giornaliera a cura di Tony Mantineo. Buongiorno a tutti, buon mercoledì, giornata di sole, un po' nebbioso, un po' di foschia, mi ricorda un po' il tempo di quando io ero a Torino era sempre così, un po' di foschia sulla collina di Superga, io abitavo sotto la collina dove c'è il Po. Per chi conosce Torino, sono ricordi familiari, vabbè, insomma, sono cose mie personali, qualche volta ritrovo così alzandomi la mattina molto molto presto. Allora, come state? Siamo a metà della settimana, oggi è mercoledì, allora ci avviciniamo a un fine settimana che però sarà piovoso. Io ho visto la cartina meteo, anzi si vede che sabato ci sono temporali su Roma, auguriamo che domenica non sia così, perché noi abbiamo il festival del ballo sociale a Civitavecchia presso la Duodato School Dance. Saluto Silvio e tutti gli amici di questa grande scuola che hanno anche una sala, quindi ci ospitano per organizzare, anzi l'hanno organizzato proprio loro, il sesto festival del ballo sociale. Vanno molto bene questi appuntamenti che la nostra federazione, della quale io faccio parte, anche un po' con la collaborazione di Canale Danza, perché stiamo pensando di riportare le nostre telecamere per far vedere qualche spezzone, qualche momento di ballo, di esibizioni. Datevi da fare se volete partecipare ai nostri festival, vi do qualche appuntamento. Abbiamo questo dell'11 di dicembre, quindi a Civitavecchia, pochi posti perché la sala non è molto ampia, però qualche amico di Canale Danza, della FIBES, lo possiamo ovviamente ospitare. Poi ci riposiamo per le feste di Natale e quindi riprenderemo poi con il Festival del Ballo Sociale, con il nuovo campionato della federazione il 22 gennaio, probabilmente al 90% dal Palazzetto dello Sport di Anagni. Io settimana prossima andrò nella cittadina Ciociara, dove faremo un sopralluogo sulla struttura, vedremo se sarà ottimale per fare il campionato e poi vi daremo la conferma. E quindi nell'occasione del 22 gennaio faremo il settimo festival del ballo sociale. Poi attenzione, la settimana dopo a Fiumicino faremo l'ottavo festival del ballo sociale, quindi faremo una cosa che per coloro che non possono fare molti chilometri facciamo dall'altra parte del mare, quindi su Fiumicino faremo questo settimo festival del ballo sociale, quindi esibizioni, divertimento per coppia, per gruppi, faremo una serata anche con cena, insomma una cosa veramente alla grande, alla Canale Danza come sempre. Tenetevi informati attraverso i nostri social. A proposito, vi do i contatti telefonici: 333 30 32 222, come qui fa vedere la regia video per chi ci guarda in versione video, invece per gli amici di RDA Radio 1 versione radiofonica, ecco, se volete vedere la versione televisiva potete andare su Facebook gruppo di Radio Ballerina One oppure gruppo di Canale Danza. Prima di parlare di ballo, già vi ho dato qualche bella introduzione, accontento l'editore, dici non mi parlare solo di ballo, parlami di attualità, di politica. Allora vediamo all'attualità. Questa mattina appena mi sveglio sento le notizie flash dai telegiornali, accendo la televisione perché uno come me che sta nel mondo dell'informazione, la prima cosa si deve tenere informato su quello che dicono gli altri, e la notizia di cronaca che mi è balzata subito agli occhi: l'ennesimo omicidio di una donna da parte del marito, che la televisione ha chiamato femminicidio. Quelli erano sposati, lui mi pare 65, lei 70 anni, lui gli ha dato una bottigliata in testa, adesso non ricordo neanche la località dove è successo perché è una notizia proprio di questa mattina, e lo hanno ancora chiamato femminicidio. Quello è un uxoricidio in lingua italiana, quando il marito uccide, assassina la moglie, si chiama uxoricidio. E come ho detto nelle puntate passate, qui vogliono annacquare questo problema, cioè il femminicidio è quando uno scende in strada e uccide tutte le donne che gli capitano, solo specificatamente quella categoria, ma quando un compagno, un marito, una moglie commette una cosa atroce che si chiama con la parola che si deve chiamare, qui non bisogna edulcorare le parole. Questo l'ho detto anche nel comizio che ho fatto durante la gara di ballo parlando contro la violenza sulle donne, questi sono assassini veri e propri.
propri. Sono persone che vanno fuori di testa e la vanno messa in galera sicuramente perché non devono nuocere, e poi vanno curate a livello mentale, perché se questi riescono di galera fanno peggio. È questo che lo Stato, i ministeri, le persone preposte devono capire. Dice: non ci sono i soldi, ci rifugiamo sempre dietro la parola non ci sono i soldi, ma questo è un problema sociale grave. I soldi si devono trovare, ve l'ho detto la puntata scorsa, questi siamo arrivati a 104 assassini di donne dall'inizio dell'anno, siamo arrivati al numero 105, ma vedrete, purtroppo, dico purtroppo, la cosa atroce, saliranno ancora, perché non si prendono provvedimenti. Non dico che bisogna riaprire i manicomi, però bisogna intervenire in maniera più moderna nella prevenzione e nella cura. È inutile che mettiamo telecamere dappertutto, ci controllano. A proposito, volete sapere una cosa? Prima di parlare di ballo, vi racconto questo mio fatto personale che vi dovrebbe fare riflettere. Mi è accaduto proprio pochi giorni fa, mi cade il cellulare in terra, quindi si spacca in mille pezzi, costretto ovviamente a fare una colletta a casa, sapete un po' la mia situazione, no? Una colletta, e sono andato a comprarmi un cellulare di quello economico. Vado in un posto che io conosco, centro commerciale, e comincio a girare, a vedere ovviamente quello che costa meno, perché io sono dell'idea che col telefono, cioè, devo solo telefonare, non devo fare i biscotti, lavare i panni, fare tutto. No, il telefono, io sono vecchia generazione, sono un vecchio rocchettaro degli anni 70, porto ancora i capelli lunghi, quindi sono rimasto all'epoca di Jimi Hendrix, dei Pink Floyd e così via. Lo vedete, no? Mi conoscete come mi vesto demodé, perché io sono rimasto in quell'epoca dove, vi giuro, si viveva bene. Poi vi dico anche il perché. Quindi vado in questo centro commerciale, mi aggiro negli scaffali, lì c'è esposti una marea dei telefoni che non sai nemmeno quale guardare, ti confondi. Io già avevo una scelta, lo stavo solo cercando. Arriva uno di questi commessi, giovincelli, pivelli, mi si avvicina, dice: posso dare qualche consiglio? E io ho capito subito, perché io sono nato prima di lui, che mi voleva appioppare qualche cosa. Ho detto: vabbè, l'ho fatto parlare, perché io poi mi diverto con questi personaggi. E l'ho fatto parlare, ho fatto finta che ero il classico anzianotto sprovveduto, quindi sono stato al suo gioco. E guarda, fatti questo, ma tu ce l'hai la compagnia telefonica? Che compagnia c'è? Ma ha cominciato a fare un sacco di domande. Io lo prendevo in giro, io dico: no, se vieni qui ti faccio l'offerta, quanto vuoi spendere? Qua e là. Mi porta al suo banco, dove è il suo computer, e mi dice: senti, che numero telefonico hai? Io glielo do, tanto non ho, 333 327, quello che è, no, lo sapete anche voi, poi il numero pubblico di Canale Danza. Oh ragazzi, meraviglia delle meraviglie, dalla schermata del suo computer esce tutto di me: Tony Mantineo, numeri telefonici, sim, via, contratto di casa, quello e quell'altro, mi esce di tutto. Io mi faccio una risata, faccio: non c'è sta più privacy, dice, mi allarga le mani, poi mi comincia a fare l'offerta: no, perché se tu attraverso questa compagnia puoi prendere il cellulare, lo paghi 5 euro al mese. Sì, e faccio: e come lo pago 5 euro al mese? Niente, con la carta di credito, con... io alzo le mani: non è possibile, ma io non ho carta di credito. Come non hai carta di credito? Tutti meravigliati, no? E no, faccio io, non mi danno reddito di cittadinanza, lo danno a tutti, lo danno a chi delinque, lo danno a me che ne ho diritto, non lo danno, perché io ho una madre invalida, mia mamma che è invalida al 100%, non si muove sul letto da 4 anni, a lei danno la pensione, siccome io sto con mamma ancora, a me non danno nulla, quindi io come mi mantengo? Domanda. E quindi io non le faccio le carte, non do da mangiare alle banche con le commissioni. Ma questo è rimasto meravigliato, fatemi, spiace, guarda, ti è capitato un vecchio rocchettaro come me che usa il telefono solo per telefonare, mi dispiace. È rimasto meravigliato, ma io mi diverto con queste persone. Questo per farvi capire, è una cosa inquietante, che loro sanno tutto di noi, le compagnie telefoniche, quindi non c'è privacy. Quando per esempio noi vi chiediamo un telefono, una cosa, voi vi stranite, ma fate questo ragionamento: se un semplice commesso di un centro commerciale attraverso il suo computer riesce a sapere tutto di me, lui può digitare qualsiasi numero. Adesso mi viene una domanda: con quella schermata che è apparsa, non so, il suo computer la può salvare, la può girare a una compagnia telefonica, la può girare alla polizia, la può fare quello che vuole. E come me, di tante persone che tranquillamente vanno a fare la spesa. Io per esempio non ho neanche la carta degli sconti dei supermercati, perché da quella carta i supermercati guardano quello che tu compri, come lo compri, loro indirizzano i loro settori di acquisti secondo le vendite dei clienti, con la scusa che magari te danno qualche buono. Per esempio mia sorella li colleziona tutti. Allora signori, sono tutte forme di controllo subdole, che tante persone dicono: ma io non c'ho niente da nascondere. Io per esempio, che sono spirito libero, non c'ho niente da nascondere,
Però pensate, da quella schermata che un qualsiasi commesso di un centro commerciale può avere, può fare quello che vuole, oppure digita dei numeri a caso, che ne sappiamo noi. Certo, magari sarà un commesso onesto, però quanti commessi sono disonesti che magari quei numeri poi... Ma poi vi rendete conto quante telefonate vi arrivano dai call center, no? Da Prato, Milano, no? Che siamo costretti a bloccare, tutti questi database che sono in possesso di questi grandi. Oh, una persona come me, vecchia, rocchettara, capelli lunghi, anni 70, per il sistema del pensiero unico siamo persone scomode noi, siamo rimasti in pochi che ci difendiamo, fra poco andremo a abitare nei sotterranei delle città e pertanto le persone spirito libero come me sono persone scomode per i grandi sistemi che vogliono controllare, che vogliono avere i numeri di tutti, già ce l'hanno, già ci stanno riuscendo e questo grazie a beneficio di tutte quelle persone che anche sentivo nella televisione il caffè lo pagano con il POS. Complimenti, avete dato i vostri dati a tutti oltre che a pagare la commissione. Vabbè, ma questo è il mio pensiero personale che esprimo liberamente, ma come dice qualche altro politico, ognuno è libero di pagare come vuole, comprare come vuole. E qui mi ricollego alla politica, perché il governo Meloni si perde secondo me sulle piccole cose, si perde sul POS, si perde sul reddito di cittadinanza, si perde sull'aumento del contante. Quelle cose pure non le fare adesso, le fai dopo con un decreto. Cioè, perché devi dare un autogol agli avversari che aspettano solo questo per massacrarti? Questo è il consiglio che do al governo Meloni. Avete fatto un'altra piccola gaffe, quella di aumentare la benzina di 10 centesimi. So che a voi 10 centesimi per ogni litro vi porta qualche miliardino, però prima, che una settimana fa la benzina la pagavo 1,5,30, adesso 1,7, cioè ci perdo quel mezzo litro. Signori, le fasce più povere, ecco, questi sono piccoli errori che io consiglierei di evitare al governo attualmente in carica. Stanno dando troppo degli assist agli avversari, come si dice usando un termine calcistico. E a proposito di POS, quando vado ai supermercati e faccio la fila, io pago sempre, pagherò finché si può, pagherò sempre in contanti. Ma poi, ecco, in altri paesi si paga tutto in contanti, puoi pagare come vuoi, solo in Italia ci abbiamo queste imposizioni, adesso anche la Banca d'Italia. Ecco, vi racconto dei fatti da semplice cittadino, no? Che cerca di ancora non adeguarsi a queste imposizioni che ci vuole dare il pensiero unico, no? Ma tu parli così, tu parli da complottista. Non sono un complottista, io vedo la realtà dei fatti, che quel commesso dentro al centro commerciale con il mio numero di telefono sapeva tutto di me. Stavo dicendo, quindi, quando vai ai supermercati c'è la signora davanti a me, si vede che è benestantina, veste bene, tira fuori la carta di credito, magari fa, pensate, fa 2-3 acquisti, li paga col POS. Complimenti, io mi metto a ridere, complimenti. Ma la tracciabilità, gli evasori, signori, chi vuole evadere? Il sistema per evadere lo trova. È come con la telecamera, il delinquente che ce l'ha nel sangue di delinquere se ne frega della telecamera, lui delinque uguale e commette il reato, commette purtroppo quello che non deve commettere e poi lo prendi dopo, però il reato già è commesso. Tutto da rivedere. E questo mio ragionamento, per accontentare l'editore che mi dice non mi parlare solo di ballo, parlami di attualità, di politica, perché gli ascolti, certo, siamo monitorati, ma questo è un mio pensiero libero da articolo 21, che so che divento scomodo, sono un personaggio scomodo quando parlo in questi termini, ma io, signori, a me non importa. Ma pensate che uno come me, che nelle prime radio del 1975 trasmettavamo L'avvelenata di Guccini, canzone piena di parolacce, con un ampio senso politico profondo, figuriamoci se io, ragazzi, posso fare a meno di non parlare qui alla radio di quello che mi accade andando in giro nei negozi, nei supermercati, che poi è quotidianità. E tutto questo che vi ho raccontato mi occorre per collegarmi agli argomenti radiofonici di oggi, all'attualità. Come attualità, da questi argomenti mi ricollego con il CONI, veniamo a parlare di noi di ballo, perché da tutto quello che vi avevo raccontato nelle puntate precedenti, che si stavano muovendo terzo settore, adesso col nuovo governo si è bloccato nuovamente tutto. Il ministro Abodi, mi pare si chiama questo nome che ancora io faccio fatica a memorizzare, all'inizio, al momento dell'insediamento, grandi promesse, faremo associazionismo, questo e quell'altro, tutto bloccato, ragazzi, perché adesso c'è la finanziaria che purtroppo devono fare in pochi giorni prima della fine dell'anno e questo non permette, magari in questo momento, io li capisco perché hanno ereditato dai governi passati una situazione veramente tragica, e mi sono accorto che le persone, nonostante tutto,
i soldi per il divertimento ce l'hanno. Adesso vedrete, con le vacanze sulla neve c'è una fascia di quei benestantini che sono tanti, che hanno già la macchina elettrica, si sentono ecologici perché loro non inquinano, che vanno a Cortina, che vanno a Madonna di Campiglio, che vanno sulla neve. È aumentato tutto, di tutto e di più, però i soldi per questo, guardate, ci sono. Ma vi siete chiesti perché il nostro PIL aumenta nonostante l'inflazione, la guerra, i prezzi? Perché purtroppo si è allargata la forbice, c'è una buona fascia di persone benestantine al quale si rivolge il governo, i poteri forti, le multinazionali pensano a contare su quello. Poi c'è una fascia di morti di fame, dice, come si dice a Roma, no? Ci stanno i morti di fame, quelli veri, quelli che vanno alle mense della Caritas. Poi a proposito di mense, ci sono anche persone benestantine che sfruttano questo fatto, che stanno in fila così per prendere il pacchetto. Ne conosco tanti, perché anche io ho fatto il banco alimentare con l'associazione Ollus, e si presentavano gente con le catenine, con l'oro, e stavano a fare la fila per prendere i pacchi alimentari col caffè, con lo zucchero. Una vergogna pure questo, vabbè, ma il buono e il cattivo c'è dappertutto, no? Quindi non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio. Certo che bisogna poi scindere, però stavo dicendo, c'è una fascia di persone che non se la passano bene, del quale allo Stato e ai poteri forti si ne parlano, ma non gliene frega niente. C'è da dire che il mainstream, cos'è il mainstream? Sono i grandi, quelli che chiamavamo noi una volta i grandi network di comunicazione, informazione tarata, sempre quella, sempre di parte, e la gente dice, ma l'ha detto la televisione, l'ha detto quello. E vi posso dire che finché il sottoscritto ha 200-300 ascolti, 400 ascolti, non gli fanno niente. Ma se io comincerei ad avere 10.000, 15.000, 20.000 ascolti per quello che dico, Tony Mantineo diventerebbe pericoloso, una persona da chiudere, che non deve parlare. Troverebbero su di me qualsiasi motivo che non esiste per farmi chiudere bocca. Allora io mi mantengo sulle 200-300, così insomma avrò possibilità di dirvi qualcosa di quello che accade. Per quanto riguarda il ballo, c'è questa moda da qualche anno, da qualche decennio, di fare, quando arriva a metà di dicembre, il saggio di Natale, un'occasione per ritrovarsi, per stare bene, insomma, per quelle scuole che, oltre a fare agonismo, vogliono anche un po' ritrovarsi. Poi ci sono le scuole prologo, le chiamo io, che fanno solo feste, pur essendo SD, e quelle continuano a fare sempre le feste finché glielo faranno fare. Questo è quello che accade in questo mese. Poi guardate, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, qualche altra settimana, 4, 8, 12, 12 settimane, e finisce l'anno, arriva l'estate, signori. Anzi, a proposito, tra qualche giorno sarà il giorno più corto dell'anno, il 13 di dicembre. Poi dal 13 dicembre, anzi dal 20, le giornate cominciano ad allungarsi di un minuto. Signori, sta finendo l'inverno, stiamo arrivando a programmare la primavera e estate. Mamma mia, come vola il tempo. E per quanto riguarda il ballo, vi posso annunciare che dai primi di gennaio sarà operativa questa nuova SD, Associazioni Ballerini Sportivi, alla quale potete affiliarvi, fare gli abbonamenti per le gare, avere l'assicurazione, la tessera sportiva, una cosa molto bella, importante. Vi do il numero della federazione per tenervi informati e in contatto per queste iniziative: 327-6156-336. Ed ora qualche comunicazione per coloro che seguono il nostro campionato di ballo, la Coppa Nazionale FIBES. Sono diversi che attraverso questa trasmissione si sono avvicinati, attraverso i campionati, attraverso la promozione che abbiamo fatto, e seguono queste puntate per avere qualche notizia. Una bella notizia ve la do subito, soprattutto a quelle scuole che vogliono praticare gare occasionalmente, quindi in maniera sporadica, che non vogliono impegnarsi a fare tutte e sette le date del campionato ranking. La federazione ha pensato di mettere nel nuovo campionato due nuove categorie che si chiameranno L2 Libera 2 e B2 B2 Over 40, dove però, attenzione, non c'è l'obbligo di fare tutte e sette le gare. Si farà la gara di giornata, come fanno le altre federazioni, fanno solamente una giornata di ballo e vi premiano con i risultati di quella giornata, quindi non siete obbligati a venire nel ranking nel turno successivo. Potete venire quando volete, in quella giornata sarete premiati con tutte le scuole che sono iscritte in queste due nuove categorie. Però attenzione, scatterà l'obbligo
l'obbligo di fare la ranking per chi si iscrive nel campionato a ranking, e se per qualsiasi motivo non si presentano in una giornata ci saranno le penalizzazioni, come avviene nel mondo del calcio. Se una squadra non si presenta a giocare la partita di pallone viene penalizzata 3-0 a tavolino. Quindi bisogna applicare le stesse regole degli altri sport, del CONI, anche in un campionato ovviamente a ranking. Ecco perché abbiamo aperto anche per quelle scuole che sono diverse, che non vogliono impegnarsi per tutta la stagione, però vogliono magari venire a fare una gara per provare, per vedere, per prendere i titoli sportivi, per non perdere il titolo di associazione sportiva, perché ricordo che è obbligatorio partecipare almeno a due gare l'anno se siete un'associazione sportiva dilettantistica. Rimanendo ancora in tema di federazione, avete visto un post pubblicato nel sito FIBES Roma che ai vincitori del campionato a ranking viene data l'opportunità di applicare sulle maglie di allenamento, sulle maglie da gara, sulle borse, lo stemma della federazione con il titolo di campioni 2022. È l'unica federazione di ballo che vi dà questa possibilità, perché le altre federazioni non vi fanno applicare scudetti, titoli, anzi se nelle loro gare vi vedono con uno scudetto di un'altra federazione non vi fanno partecipare con quella maglia, no, togliete quella maglia, togliete quello scudetto. Noi oltre a darvi il titolo, perché è giusto, come si pratica nel calcio, che la squadra vince lo scudetto e se lo applica, se è uno sport bisogna prendere le regole dagli altri sport, se tu hai vinto un campionato lo devi far sapere agli altri, invece no, nel ballo è stato sempre tutto nascosto, quello non si può mettere, lo stemma non si può fare, perché no? È un titolo sportivo, lo devi far sapere agli altri che hai vinto un campionato, per cui tutte le squadre, tutti anche i competitori che hanno vinto il nostro campionato sono autorizzati, ecco c'è l'elenco, se andate nel sito Facebook FIBES Roma ci sono i nominativi delle squadre e dei competitori che sono stati autorizzati, perché hanno vinto il campionato, ad indossare lo scudetto tricolore della federazione con scritto campioni 2022. Pertanto vedete quante belle cose piano piano, anche ascoltando la trasmissione, potete capire, acquisire per sviluppare meglio quello che è la vostra attività di ballo. E per quanto riguarda il fine settimana, si va a ballare in balera, ci si sta preparando per Capodanno. Vedete adesso, se girate Facebook, quanti appuntamenti di Capodanno ci sono, tantissimi. Poi chiudiamo la puntata di oggi dandovi qualche altra iniziativa bella, 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 bella. Abbiamo fatto questo accordo televisivo con il Music Show di Rossana Barbarossa, Teleinn Canale 86, nel quale io mi occupo del settore della danza. Posso portare in televisione i campioni, chi ha vinto il campionato, ballerini, scuole di alto livello, per andare davanti le telecamere. Guardate, in modo decisamente gratuito, per queste puntate non c'è un euro da pagare. Signori, parliamo di digitale terrestre, la vera e cara televisione. Noi attraverso Canale Danza vi diamo questa bella possibilità, per cui tenetevi informati oppure contattatemi anche personalmente qui ai soliti numeri che passano qui, che la regia fa vedere. Come vedete, mentre vi ho parlato ancora stanno scorrendo immagini delle nostre gare di ballo che abbiamo voglia ancora di rimandare, di rivedere, di organizzare. Io credo che un conto è partecipare a un'esibizione in piazza, l'esibizione che si fanno in questi posti, in questi ristoranti, ma è un conto fare una gara. È come, avete visto i mondiali di calcio del Qatar? Adesso io li guardo così, ma non è che mi appassionano. Ecco, ieri sera ho visto la partita del Portogallo, ho visto l'impresa del Marocco che ha eliminato la Spagna, quella è un'impresa sportiva. Avete visto come erano impietriti ai calci di rigore i giocatori famosi spagnoli, grandi giocatori di tiki-taka, come si dice, no? Grandi palleggiatori, non sono stati in grado di mandare una palla nella porta. Da qui dovete capire nello sport quanto conta la componente emozionale, ancora la componente umana, e così anche nel ballo. A volte in palestra vai bene, poi vai in gara, vai sul palazzetto, vai in gara, vai nella sala e ti dimentichi tutto, magari giri in ritardo, non fai la sincronia, perdi il tempo, perché la componente umana nello sport è fondamentale, soprattutto quella psicologica e mentale. Vediamo se poi magari dedicherò una puntata del Ballo in Radio, Ballo in TV, a questo aspetto, parlandovi ancora di competizioni di ballo. Vedete, purtroppo faccio come la rana, salto da un argomento all'altro. Stavo dicendo,
le scuole di danza che non vanno a fare le gare è come l'Italia che sta fuori dai mondiali e gioca le partite amichevoli. Signori, per essere all'altezza bisogna portare qualche trofeo, qualche diploma, qualche titolo nella scuola. Se voi portate solamente esibizioni, pezzi di carta che vi regalano nei ristoranti che non valgono niente, invece che un titolo federale, uno scudetto come diamo noi da applicare sul petto, signori, quelle sono soddisfazioni sportive. Pertanto in questo periodo di stop pensateci un attimo, magari a ritornare a fare il campionato da partire dal 22 di gennaio. Bene, con questo è veramente tutto, grazie per l'attenzione, vediamo, ci sentiamo prima del weekend, magari venerdì faremo un'altra puntata, un po' così, più morbida, del Ballo in Radio, Ballo in TV. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Ciao a tutti. Abbiamo trasmesso Ballo Quotidiano, tutto il ballo in pochi minuti, rubrica radiofonica giornaliera a cura di Tony Mantineo. Adesso puoi contattare Canale Danza anche su WhatsApp al numero 333 30 32 222.